Ave Maria, eccoci ritrovati in questa 20ª domenica del tempo ordinario, nel quale la liturgia ci propone il Vangelo della donna cananea, che ora vogliamo ascoltare. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò nella zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Ed egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Ecco un Vangelo che, se vogliamo, ci spiazza, almeno nei modi in cui siamo soliti conoscere Gesù, in questa sua apparente chiusura nei confronti del dolore di questa donna. In realtà, in altri contesti, il Vangelo ha sempre qualcosa di nuovo, per cui rimaniamo meravigliati, stupiti. Pensate alla risposta che Gesù diede a quegli uomini che volevano lapidare la donna colta in flagranza di adulterio, oppure alla risposta circa il dovere di pagare il tributo a Cesare. Però in questo caso non abbiamo uno stupore di meraviglia, quanto piuttosto una domanda ci sorge: ma davvero Gesù non si è attento al dolore di questa donna? Ma per poter capire bene il Vangelo conviene collocarlo nel suo più ampio contesto che oggi la liturgia ci offre. Infatti la liturgia di questa domenica è piuttosto una liturgia che manifesta un'apertura universale nei confronti della fede. Pensate già alla prima lettura dal libro del profeta Isaia, laddove il Signore chiama anche gli stranieri sul monte perché la sua casa sia casa di preghiera per tutti i popoli. O se vogliamo, anche nella seconda lettura, San Paolo, scrivendo ai Romani, parla della disobbedienza del popolo di Israele, che è stato causa, occasione, perché i pagani potessero essere accolti. E Dio ha usato a tutti disobbedienza per usare a tutti misericordia, perché Dio ama tutti, è padre di tutti. Allora, in questo contesto di apertura universale dobbiamo leggere questa pericope. Fra l'altro, questa che si trova in Matteo non è la prima in cui si coglie un'apertura universale. Se pensiamo addirittura sin dalla prima infanzia, appena nato, l'unico evangelista che ci racconta della visita dei magi è proprio Matteo. Non solo, più avanti si parla addirittura della guarigione del servo del centurione, che era un pagano, che Gesù opera per la fede di questo uomo, che dice: «Signore, io non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito». O ancora la guarigione, la liberazione dei due indemoniati nel paese dei Gadareni, che poi lo spirito cattivo viene mandato nei corci. Allora c'è un'apertura già in Matteo, ma non solo, anche negli altri evangelisti. Pensate il discorso di Gesù con la donna samaritana. È vero, si coglie pure qualche limite, per esempio nello stesso Vangelo di Matteo, al capitolo 10, quando c'è l'invio missionario, Gesù dice: «Rivolgetevi alle pecore della casa di Israele, non andate dai pagani». Ma non è una chiusura, un'esclusività, quanto piuttosto un voler compiere in pienezza quella che è la vocazione di Israele, che è stato eletto tra tutti i popoli, ma per essere luce e salvezza per tutti i popoli, fino agli estremi confini della terra. Ecco, allora, leggiamo in questo contesto questo Vangelo. E quelle che sembrano delle chiusure
in realtà stimolano la donna cananea a poter tirare una bellezza interiore che è genuina, perché non si appoggia a nessun merito. Lei non è giudea, non ha nessun titolo per poter chiedere il miracolo se non quella fede genuina, ed è proprio questa fede che dice apertura universale a tutti, perché davanti a Dio siamo tutti i suoi figli. Non è l'appartenenza di un popolo piuttosto che un altro, ma tutti coloro che credono che lui è padre toccano il cuore di Dio. Se pensiamo del resto, la semplice appartenenza al giudaismo non è garanzia. Pensate, quando a Nazareth Gesù non poté compiere molti miracoli a causa della loro incredulità, ed erano giudei. Oppure pensate, il papà di Giovanni Battista, Zaccaria, sacerdote, ha una visione mentre pregava nel Tempio, ma non crede e rimarrà muto. Questa è la buona notizia di oggi: Dio è padre di tutti, senza esclusione, e chiunque crede in Lui, crede che è padre, ottiene il desiderio più profondo del cuore. Donna, ti sia fatto secondo ciò che desideri. Ecco, che possiamo riconoscerci figli amati dal Padre. Ave Maria.